ritengo molto importante, se non decisivo, il lavoro di stringere i rapporti con le aziende. Noi abbiamo un sistema produttivo importante in Abruzzo, spesso poco conosciuto, quale sia reale dimensione, soprattutto nel comparto industriale e manufatturiero della nostra regione, che offre e offrirebbe importanti possibilità, potenzialità di occupazione in settori anche molto qualificati. Non si tratta soltanto di offrire lavoro poco gratificante, poco remunerato e poco qualificato in settori appunto di basso livello. Noi abbiamo un sistema produttivo che consente di creare delle opportunità importanti con gratificazione, con la specializzazione, con la crescita sociale e culturale, e troppo spesso ci troviamo con le aziende che reclamano la difficoltà, la carenza di personale qualificato, specializzato, che abbia le giuste competenze, un corretto percorso formativo. Così il presidente della regione Marco Marsiglio ha fotografato il rapporto domanda e offerta di lavoro in Abruzzo in occasione della tappa a Pescara del tour del villaggio denominato Apri le porte al tuo domani. Un luogo, Piazza Salotto, dove si sono incontrati studenti e aziende, intenzionati gli uni e le altre a trovarsi per tempo, in modo da annullare quel gap che vuole ancora una regione come l'Abruzzo, quarta in Italia alla voce manifattura industriale, alla ricerca di personale professionalmente preparato che invece stenta a trovare. Di qui l'idea dell'assessore al lavoro e alla formazione professionale di far scendere in piazza la regione e far incontrare così domande e offerta lavorativa quando il percorso di studi non è ancora delineato. Insomma, preparare un domani sereno per questi ragazzi. La particolarità di questa iniziativa è che, oltre ad una parte teorica, c'è anche la possibilità per tanti ragazzi di iscriversi sulla piattaforma e fare dei veri e propri colloqui. È un momento particolare per il mondo del lavoro. Io, girando le aziende abruzzesi, molti imprenditori, molti datori di lavoro mi dicono che sono in cerca di determinati profili, ma manca del personale qualificato. Quindi spetta a noi, tramite un matching tra domande e offerte di lavoro, vedere quali sono i profili mancanti e, con la formazione in cui abbiamo tanti fondi, cercare di profilarli in modo da agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro e soprattutto ricollocare la gente che ha perso il lavoro. Da questo punto di vista metteremo in campo una serie di misure per incentivare all'assunzione di giovani, disabili, donne e anche over 50, quelle persone che non hanno i contributi per andare in pensione e hanno difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro. Sicuramente daremo rilievo agli ITS, che è una scuola tra le superiori e l'università, in cui i ragazzi, oltre a fare la parte teorica, fanno dei veri e propri stage in aziende e sono facilitati anche loro a inserirsi nel mondo del lavoro. Cosa si aspetta? La manifestazione di oggi sicuramente aiuta, perché comunque il problema è sempre quello di comunicazione, ma verso l'opinione pubblica, verso le famiglie che devono orientare correttamente le scelte dei loro figli già da una età meno elevata, quindi già dalle scuole medie è necessario avere le idee chiare su quelle che saranno le proposte formative e di lavoro per il futuro. C'è tanta impresa ancora nei nostri territori, impresa tecnologica, innovativa all'avanguardia, e di pari passo abbiamo bisogno di competenze all'avanguardia. Un importante segmento di competenze innovative le formano gli ITS. Gli ITS è un post diploma di 2 anni che Confindustria ha voluto fortemente. C'è stata l'approvazione della riforma nel mese di luglio, con un importante stanziamento di 1,5 miliardi per i prossimi 5 anni. È un'opportunità di crescita per i nostri giovani e soprattutto un'opportunità per la loro occupazione. Cosa ne
pensa della prospettiva dell'esperienza scuola-lavoro? Ma sicuramente è fondamentale l'istruzione, la formazione, come dicevo, e c'è anche l'intenzione che faremo nei prossimi mesi di andare con i centri per l'impiego a fare orientamento nelle scuole per vedere appunto quali sono le inclinazioni dei ragazzi affinché anche loro possano essere agevolati tramite le politiche attive del lavoro a trovare occupazioni in maniera molto più semplice. Parlavamo con l'assessore anche dell'esperienza scuola-lavoro, cosa ne pensa? Sì, il riunire assieme i percorsi scolastici con una maggiore integrazione con il mondo del lavoro oramai è fondamentale, perché comunque la società evolve in modo velocissimo e i programmi di formazione standard non sono più adeguati a formare del personale. L'esperienza scuola-lavoro dov'è che può essere migliorata? Il fatto di continuare a dialogare sulle best practice dei territori, ovvero l'alternanza, adesso PCTO sta funzionando dove c'è un forte legame tra mondo imprenditoriale e istituzioni scolastiche. Credo che migliorando questo dialogo si può dare una grande opportunità ai ragazzi, perché riescono a intercettare il cambiamento e il loro orientamento per il loro futuro. Lei ce l'ha qualche idea sulle tendenze e soprattutto sulle prospettive? Io direi che dobbiamo analizzare quello che è il mismatch. La nostra è una nazione prettamente manufatturiera industriale, noi non produciamo, non abbiamo materie prime e così via, e quindi soffriamo di un grande mismatch tra professioni tecniche a tutti i livelli, quindi da diplomati a post diploma a laureati, rispetto a quelle che sono le esigenze delle aziende di una nazione manufatturiera. Siamo ancora la seconda nazione manufatturiera d'Europa, però purtroppo la storia della formazione tecnica si è un po' depauperata da alcuni decenni. Si prevede una sfida molto impegnativa sulla quale sono disponibili risorse per oltre 1 miliardo di euro di fondi comunitari. Molte risorse a titolo di PNRR rispetto a bandi sui quali abbiamo già partecipato, messa in disponibilità di esperti a servizio degli enti locali, allo scopo di consentire agli enti locali, comuni e province, di vincere le sfide che gli sono messe di fronte dal PNRR, ed infine le sfide che dobbiamo perseguire attraverso la nuova programmazione comunitaria, di cui abbiamo già avuto un'anticipazione grazie a una delibera CIPES di dicembre 2021. Abbiamo già incassato 90 milioni di euro, oltre al 1 miliardo di euro che avremo a disposizione con la nuova programmazione FESR FSE Plus 2021-2027. Dovremmo riuscire finalmente a far passare il messaggio che i centri per l'impiego non sono semplicemente luoghi in cui si dispensano adempimenti burocratici, ma luoghi in cui concretamente si offrono opportunità ai propri iscritti di lavoro, di formazione. Questo programma appunto è destinato ad assolvere a questo compito, molto impegnativo ma ambizioso. I giovani vengono al centro per l'impiego, quanti e in che modo? I giovani in primo luogo vengono intercettati perché partecipano al programma Garanzia Giovani, Youth Guarantee, che è destinato ai ragazzi cosiddetti NEET, che cioè non è un'attività formativa né di impiego, e poi sono anche uno dei target principali di questo programma nuovo Garanzia Occupabilità Lavoratori, che è stato istituito col PNRR e poi adottato in Abruzzo nella scorsa primavera. In questa manifestazione si fermano? Sì, siamo molto contenti perché abbiamo ricevuto tante adesioni, perché potevano iscriversi online, e stiamo già dispensando consigli e informazioni, anche realizzando attività amministrative importanti come l'adesione al nostro programma. Esercito cosa cerca? L'esercito cerca ragazzi che vorrebbero, diciamo, abbracciare questa vita con carriera da ufficiale per accedere presso l'Accademia Militare di Modena, dove potrebbero conseguire una laurea magistrale oppure una laurea triennale presso la scuola sottufficiale di Viterbo, altrimenti come UFP1 per le ruote che portano avanti l'esercito. Livello di istruzione richiesto? Allora, per quanto riguarda il volontario, ovviamente scuola media e diploma di scuola superiore. Fermo restando che per UFP1 basterebbe anche il diploma di scuola media.
Per quanto riguarda la scuola sottufficiale di Viterbo, possono parteciparvi tutti i ragazzi che frequentano il quinto anno di studi, con riserva di portare il diploma una volta conseguito, e così anche per l'Accademia Militare di Modena. Quali sono le domande fondamentali che vengono rivolte nel colloquio? Ovviamente quali sono le posizioni aperte, se c'è la possibilità di lavorare con noi, qual è l'età massima e quali sono le professionalità che ricerchiamo di più, e se è necessaria la conoscenza della lingua inglese, se ci sono sedi solo a Pescara, ma abbiamo sedi anche in Molise, quindi abbiamo due possibilità di inserimento. E ci sono possibilità? Certo, ci sono possibilità sia per studenti laureandi che appena laureati. Queste sono le nostre più classiche posizioni di ingresso, sia nel settore commerciali che nel settore tecnici dell'ingegneria, ma abbiamo anche posizioni nell'ambito dell'informatica e nell'area della produzione. Non ne abbiamo tante, e ovviamente offriamo comunque come stage delle opportunità formative per i ragazzi per completare anche il loro percorso di studi, come tirocini curriculari o tirocini extracurriculari nella posizione di essere appena laureati. Cosa cercano i ragazzi? Quali informazioni date e come le date? Noi cerchiamo di dare un'informazione il più possibile completa sul panorama formativo del nostro Ateneo, così come ovviamente tutte le altre università abruzzesi propongono il loro. Fondamentalmente cerchiamo di dare la possibilità ai ragazzi di scegliere in modo cosciente il loro percorso formativo, che permetta loro di conciliare la loro propensione verso il naturale indirizzo per i corsi di studio e anche un occhio all'occupabilità che permetta loro di conseguire un titolo di studio che sia immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. L'Aquila soprattutto facoltà tecniche? Non solo, ovviamente abbiamo sia il polo biomedico, ovviamente facoltà umanistiche, e anche il classico polo, lo zoccolo duro delle scienze pure come le scienze chimiche e fisiche, e i dipartimenti ingegneristici che sono di varia natura, compreso anche quello di ingegneria informatica. Quindi da questo punto di vista offriamo un panorama veramente il più completo possibile nell'ambito tecnico, e sono tutti corsi di laurea che sicuramente garantiscono un'ottima occupabilità già pochissimo tempo dopo il conseguimento del titolo. Chi cercate? Allora, cerchiamo diverse posizioni, proprio perché fortunatamente siamo in crescita. In questo momento noi ci occupiamo di GPL in serbatoi, che è una risposta importante soprattutto per le industrie agli aumenti enormi che ha avuto il metano, quindi è un argomento proprio di attualità ed è una soluzione per molti imprenditori. Crescendo abbiamo bisogno di diverse figure, sia ufficio come operatori commerciali, soprattutto autisti che portino effettivamente il GPL presso i nostri clienti, per cui noi offriamo anche una formazione al riguardo, insomma ci sono varie possibilità per cercare una carriera in questo senso. Stiamo cercando del personale commerciale, e questa è una piazza, Europa sotto casa, che ci dà la possibilità di venire in contatto con una moltitudine di persone che può essere valida per promuovere i nostri prodotti relativi all'efficientamento energetico, che oggi va tantissimo. Abbiamo un'azienda di fotovoltaico, vendiamo caldaie a condensazione, climatizzatori, tutto quello che riguarda la mobilità elettrica. Chi cercate? Cerchiamo degli agenti di commercio in primis per il settore micro business e piccola media impresa, e poi personale di vendita, perciò agenti da gestire tramite la nostra rete vendita di agenzie, che si occupa di un segmento residenziale. Di fatto abbiamo soluzioni per le famiglie, per l'efficientamento delle case, cioè effettivamente siamo un'azienda in fortissima espansione. Tutto questo per assicurare lavoro e un terreno fertile a una crescita produttiva ed economica capace di attrarre altre aziende, perché qui in Abruzzo ci si è premuniti di assicurare la materia prima, quella umana. Un humus, un terreno fertile, una cultura del lavoro, una cultura aziendale, una cultura d'impresa, che poi diventa l'arma, una delle armi decisive per far decidere a un'impresa di continuare ad investire in quel territorio, di rimanere lì, di crescere sul posto e magari di portare intorno a sé altre aziende che possono comporre un distretto, una filiera produttiva importante.